e tu sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Amen. È una parola che ha dato Dio appena mi sono accostato al nostro Presidente, che presiede al rinnovamento nello spirito in Italia. Signore, tu l'hai chiamato ad essere profeta dell'Altissimo. Egli è un bambino, con l'anima di un bambino deve accogliere la forza dello Spirito e proclamare le vie del Signore per richiamare tutti, per richiamare il mondo, per richiamare soprattutto i cristiani nella via della salvezza. Signore, noi ti preghiamo su di lui in questo momento, perché l'abbondanza del tuo Spirito scenda nel suo cuore ed egli parli col cuore in bocca ai suoi fratelli. Amen. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Cosa mi ha appena detto Padre Matteo? E voglia il Signore che nella vostra vita ci sia sempre qualcuno che eserciti su di voi la stessa autorità profetica che lui 5 secondi fa ha esercitato su di me. Avete sentito la parola che è stata proclamata? Annuncia una vocazione profetica. Questa parola figlia profeti. Padre Matteo mi ha detto, questa è parola di Dio. Questa è parola di Dio. E a Dio, carissimi fratelli e sorelle, si deve solo obbedire. Atti 5, è Pietro che parla con l'autorità di un pontefice. Dio dà lo Spirito a coloro che si sottomettono. A coloro che si sottomettono. A coloro che si sottomettono. Noi non siamo figli di una convenzione sociale. Noi non siamo figli di un accordo, di una strategia umana. Noi non siamo stati generati dal consenso di un elettorato. Noi non siamo stati pagati per star qui. Noi abbiamo creduto ad una parola che un giorno ci ha chiamati per nome. E tu, avete sentito su di me, e tu. Non a caso, non alla rinfusa, non è noi, non è il mio gruppo, non è il mio comitato, è tu. Io e Dio. E tu. Fratelli e sorelle, se il rinnovamento è vivo, sono passati 40 anni ed è vivo, e nessuno protesti contro il cielo, il rinnovamento è vivo. E si dice amen quando si sentono belle notizie, si dice amen. E se pensi che sia moribondo, lo devi dire ancora più forte. E se pensi che è in crisi, ricordati che i tempi della crisi sono sempre i tempi più fecondi per lo Spirito Santo. Amen. E se hai accolto la tua chiamata a svolgere questo servizio e ancor prima di aver iniziato ti senti mancante, fallito, insignificante, inutile, non capisci che ci stai a fare, non capisci perché, ancora di più devi dire amen. Amen. Noi siamo figli di un'obbedienza. Gesù è l'amen del Padre, è il sì
San Paolo dice nella sua lettera sin dall'inizio ai Corinzi: in Gesù tutti i no sono divenuti sì. E il mio sì io l'ho detto in questo luogo, sapete? Ecco perché quando torno in questo luogo io tremo. Sono passati 16 anni e mezzo, 16 anni e 7 mesi, ma cosa può fare un sì nella tua vita? È tu. Quando il Signore ti fissa, ti guarda, tu puoi dire amen o puoi voltare le spalle. La beata Elena Guerra dice che di ogni venuta dello Spirito Santo noi un giorno dovremo rendere conto a Dio. E ho l'impressione che tante volte noi dimentichiamo che anche lo Spirito viene a noi perché obbedisce ad una promessa. Siamo noi che forse siamo usciti da questa obbedienza, da questo ascolto. Io sono figlio di una parola, io sono stato figliato da una parola. Quando tu dici sì, tu non sai che cosa il Signore ti prepara. Quando tu dici amen, non sai quante benedizioni questa tua fedeltà, obbedienza alla parola può determinare. Ma a Rimini, e chi di voi c'era lo ricorderà, la parola che ci ha guidati era: la parola è luce sul mio cammino. Io non ho potuto fare a meno di dare la mia testimonianza all'assemblea, molti non l'avevano mai sentita, e dire che il mio sì è stata una vocazione profetica. Ecco perché quando vedo Peppino, quando vedo Padre Matteo, io mi vedo sempre come Timoteo dinanzi a Paolo. Figlio mio, figlio mio, figlio mio, figlio mio. Noi siamo figliati dall'obbedienza della parola. Sapete chi me lo disse un giorno, con grande stupore? Il segretario del Papa, adesso il cardinale di Cracovia, Don Stanislao, mentre attendevo di incontrare il Papa nella mia ultima udienza privata, mi chiese: Salvatore, lei ha figli? E io risposi: no, c'era anche Luciana quella volta con me. E lui senza esitare mi disse: io lo so perché. Lei ha tanti figli spirituali, per questo il Signore non le ha dato figli, perché lei ha tanti figli spirituali. E io mi sono detto: quando si hanno figli spirituali, quando si possono avere figli spirituali? E chi ha figli, figlie nell'ordine naturale lo sa perfettamente, quando si genera nell'obbedienza. Quando si rigenera nell'obbedienza. Fratelli e sorelle, noi stiamo iniziando un nuovo mandato, 40 anni di storia, 40 anni di obbedienza. E lo ripeto, nessuno dica che il rinnovamento è morto moribondo. In giugno ero in Messico, ad ascoltarmi c'erano 32.000 giovani in uno stadio per 3 giorni, con lo stesso amore che vorrei vedere qui fra noi, tutti con la Bibbia in mano. Non ne vedo neanche una qui dinanzi a me. Siatene fieri, tutti con quaderni per prendere appunti ed annotare la parola. Niente vale più della vostra memoria, altro che l'hard disk. Niente valgono più delle vostre mani che si impegnano dinanzi a Dio. Non è morto il rinnovamento, è vivo. Fra 3 giorni partirò nuovamente per il Messico, dove ci saranno 1.000 sacerdoti e 25 vescovi. Per fare che cosa? Il seminario di vita nuova nello Spirito. 1.000 preti, lo capite? 1.000 preti. E 25 vescovi che si metteranno in ginocchio per ricevere la preghiera di effusione che invocherà un laico su di loro. È morto il rinnovamento? Chiedetelo agli anziani. Quando Ignazio diceva scandalo per il mondo e veniva facile dire benedizione per la Chiesa, e diceva le nostre mani alzate 30 anni fa erano scandalo per la Chiesa.
non solo per il mondo. E potrei continuare l'elenco. Che un sacerdote si accompagnasse con confidenza a dei laici, a delle laiche, era scandalo. Che ci fosse questa fraternità, questa prossimità, il darsi del tu, era scandalo. Mancanza di rispetto. Abbiamo fatto una strada meravigliosa. Quando giro il mondo e sento i nostri canti e vedo che ormai nella chiesa la preghiera spontanea, la preghiera comunitaria, il canto in lingue, le profezie, l'invocazione dello Spirito, gli occhi chiusi, le mani alzate, il tenersi per mano, il mettersi in ginocchio, è diventato normale. Significa che il rinnovamento sta compiendo la sua missione. Quella per la quale i primi e i più anziani fra di noi hanno detto il loro sì quando la parola li ha colpiti. E tu sarai chiamato profeta, e tu hai una profezia, e tu hai un compito, e tu hai una missione che viene da Dio. Nessuno si deve alzare da questo luogo senza essere consapevole nel proprio cuore che quando ha detto sì siete per lo più pastorali o animatori o anziani. Quel sì che abbiamo detto nel giorno della preghiera di effusione, quel sì che abbiamo detto quando i fratelli nel giorno delle elezioni ci hanno chiamati eletti, l'elezione per grazia, l'elezione è per grazia. Ecco perché questa obbedienza procura una grazia. Tutte le volte che tu obbedisci e lo fai come quel bambino, e tu bambino, come quel bambino che non fa calcoli, guai a un rinnovamento che fa calcoli, guai a un rinnovamento che non si assume il rischio del presente, il rischio della profezia. Voglio darvi una piccola testimonianza. 2 settimane fa ero invitato dalla comunità di Sant'Egidio in un incontro interreligioso. C'è un protocollo mai scritto, ma quando si fanno incontri ecumenici o incontri interreligiosi, uno dei primi segnali è il rispetto. Tu non puoi offendere o segnare un primato rispetto al tuo interlocutore. Ebbene, ero l'unico laico e l'unico cattolico. Avevo alla mia sinistra il rettore di una grossa facoltà teologica del Qatar e alla mia destra il rabbino capo della Turchia. E io dovevo parlare della preghiera. E avevo preparato il mio schema ecumenico e interreligioso. E avrei detto cose belle, ma sentivo di andare fuori programma, e pensate, era tutto tradotto, i traduttori, e ho voluto parlare dell'innamoramento di Francesco. La sua biografia dice che Francesco non pregava, Francesco era preghiera, non pregava, non era un tempo, lui era diventato preghiera. E ho detto questa cosa fuori programma, e ho spiegato che cosa significava questo. Al termine del dibattito il teologo chiede la parola al cardinale che moderava e dice: vorrei fare una domanda a Salvatore, ma questa è una cosa bellissima che io non ho mai sentito, puoi spiegarci meglio che cosa significa diventare preghiera? E io ho spiegato che cosa significava per noi, e chiaramente portavo del mio, della nostra esperienza. Al termine di questo incontro c'era una donna musulmana, evidentemente. Quest'uomo dice: voglio presentarti una donna. Lei è il primo rettore donna di una facoltà islamica, di una facoltà teologica islamica, in Qatar. Quando tu hai parlato dello Spirito Santo, fa specie lo Spirito Santo, lo Spirito si scrive con la S minuscola, se già fa specie che ci sia il figlio di Dio, figurarsi un terzo Dio, che sarà mai questo? Impossibile per loro accettare questo. Ebbene, ma questo Spirito Santo ci ha sorpreso. Noi siamo incuriositi, vogliamo sapere che cosa è questo Spirito Santo. Ma se ti invitiamo a parlare in Qatar, alla nostra facoltà teologica islamica, tu verresti a parlarci dello Spirito Santo? È in attività o non è in attività lo Spirito Santo? Se pensate che vi stia parlando di me, io mi interrompo e il Signore mi tronchi la lingua. Voglio semplicemente dirvi che queste sono le nostre quotidiane obbedienze
e i quotidiani miracoli che la nostra sottomissione allo Spirito Santo può creare. Eravamo in Terra Santa con Ignazio, siamo appena tornati dalla Terra Santa per dire grazie al Signore per i 40 anni del rinnovamento. E mentre eravamo al Gallicanto, alla chiesa del Gallicanto, per chiedere la nuova effusione dello Spirito su 40 pellegrini e per rinnovare noi la preghiera di effusione, in coda alla chiesa c'erano dei giovani che si vedeva partecipavano con grande entusiasmo. Ad un certo punto finito si sono avvicinati a me: Salvatore, noi ti conosciamo, noi veniamo dall'India e tu conosci il nostro leader, siamo qui, veniamo dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dall'Iraq, dall'Iran, veniamo dagli Emirati Arabi, veniamo dal Pakistan, dall'Afghanistan. Abbiamo capito dallo Spirito Santo che noi dobbiamo iniziare una nuova evangelizzazione. Siamo venuti qui, siamo in 300 e vogliamo chiedere che lo Spirito Santo ci faccia capire cosa dobbiamo fare. Se Manoj, che era il loro leader, saprà che tu sei qui, non lo sapevo, né io sapevo che lui era lì, veniva dall'India. Lui saprà che questo è un segno dello Spirito. Vieni a parlarci. Io dovevo partire, avevo l'aereo, ho fatto, non vi dico che peripezie, e sono andato là e ho trovato 300 giovani, età media 25 anni, che hanno deciso di offrire la loro vita per far conoscere Gesù in queste terre dove la persecuzione significa martirio fisico. E allora, carissimi fratelli e sorelle, la mia relazione la potrei concludere in un minuto. Quali sono i nostri problemi davanti allo Spirito Santo? Quali sono le nostre difficoltà ecclesiali davanti allo Spirito Santo? Quali sono le nostre sfide umane, economiche? Quali sono? Di cosa possiamo lamentarci? Abbiamo tutto, anzi, troppo. Abbiamo smesso di dire grazie. Guardate che la mancanza di gratitudine è mancanza di senso eucaristico della storia. Chi non sa dire grazie non ha il senso eucaristico della storia. Grazie. Grazie al Signore che mi ha dato dei fratelli. Grazie al Signore che mi ha dato un luogo dove io posso adorare, dove posso pregare. Grazie al Signore che mi ha dato dei responsabili. Grazie al Signore che mi ha dato un sacerdote. Grazie al Signore che mi ha dato un vescovo. In Russia, lo Spirito, nel terribile tempo della persecuzione, mi raccontava Monsignor Kondrusievich, adesso è diventato arcivescovo di Bielorussia, quando era vescovo di Russia, per 60 anni abbiamo fatto le nostre liturgie nella tomba di un prete, non avevamo niente. Per 60 anni siamo rimasti fedeli al Signore, andando lì e facendo la nostra preghiera sulla tomba di un sacerdote martire. Quella era la nostra Eucaristia, quella era la nostra confessione, quella era l'estrema unzione, l'unzione degli infermi, quella era tutta la nostra vita sacramentale e carismatica. Per 60 anni andavamo sulla tomba di un sacerdote e lì vivevamo la nostra comunione ecclesiale. Per 60 anni. E noi siamo pieni di bolli, di timbri, di statuti, di riconoscimenti, di case, di strutture. Abbiamo tutto! Ma stiamo smarrendo l'obbedienza allo Spirito Santo. Nessuno allora levi la voce contro lo Spirito. Guardiamo i nostri cuori. Ed ecco la parola profetica. So che Marcella vi ha parlato con amore e anche con intelligenza. È scritto in Geremia 3 che i pastori il Signore li dota di un cuore e di un'intelligenza. E non so esattamente cosa vi ha detto, posso immaginarlo, ma certamente non vi ha predicato la parola che è il tema di questa nostra riflessione. È una parola importante che tante volte abbiamo incontrato nei nostri gruppi. Ecco, a me l'attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Ma noi omettiamo, quando citiamo questa parola, Osea 2,16, la parola che la introduce. Il profeta dice: perciò, ecco, a me l'attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò
al suo cuore. Queste tre parole sono tre parole fortemente intrise di Spirito Santo, tipicamente carismatiche. La prima, attirare, l'attrazione. I nostri gruppi hanno suscitato un'attrazione, un'attrattiva, un contagio, un fascino strepitoso. Così si è diffuso il rinnovamento, per attrazione, per contagio. Era irresistibile la nostra gioia, la nostra fraternità, la lode, questo modo di essere chiesa. Ecco, a me la attirerò e la condurrò nel deserto. Una espressione tipica del rinnovamento delle origini, che non mi stanco di riproporre. Il deserto non è solo il luogo delle fiere, il deserto non è il luogo dove noi vediamo il diavolo faccia a faccia come Gesù. Non è solo il momento della prova, della tentazione, a cui si resiste a colpi di parola di Dio, altrimenti si soccombe, e soccombe un rinnovamento che non è più allenato ai doni profetici, che non è allenato ai doni di parola. Diventa un rinnovamento fanfarone, un rinnovamento parolaio, un rinnovamento che passa dalle parole alle parolacce. Perché quando protestiamo la parola si fa parolaccia, lo sapete? Quando diciamo male dei fratelli la parola si fa parolaccia. Facciamo davanti a Dio la stessa figura di Beppe Grillo e di quanti in televisione gridano volgarità su volgarità. Questo accade quando non obbediamo alla parola e non usiamo la lingua per proclamarla, per benedirla, per passare dai no ai sì. Il deserto è il luogo dell'intimità. È il luogo dell'amore, è il luogo della conoscenza, è il luogo dell'intimità più profonda con Dio. E parlerò, Dio che chiede di riprendere la parola in mezzo a noi, Dio che chiede di riprendere la parola nei suoi gruppi, nelle sue comunità, negli organi di servizio, nella Chiesa. Venerdì ero a Latina, invitato dal vescovo e da tutto il clero, e parlavo così, come sto parlando con voi, e citavo la parola di Dio, citavo la parola di Dio. Ad un certo punto si è avvicinato un sacerdote e mi ha detto, ed era anziano, ma come fai a conoscere così bene la parola di Dio? Mi è venuto spontaneo dire, tu lo chiedi a me, tu sei il maestro della parola davanti a me. Quanto tempo ti eserciti sulle scritture? Quanto mediti? Quanto preghi? Quanto proclami, quanto predichi la parola. È diventato rosso. Ma è il nostro problema. È il nostro problema, è il problema della Chiesa. È il problema della pastorale. È il problema dei nostri organi di servizio. Guardate che questa amnesia della parola si fa afasia della parola. Non sappiamo più esprimere la parola di Dio, non la sappiamo più proclamare, non la sappiamo più portare nel profondo di tutte le situazioni umane, sociali, politiche, familiari. Ed è scritto, Sapienza 16, che niente può guarire questo nostro tempo. La stessa parola che è ammalata di esteriorità, di convenzioni, di banalità. Solo la parola può guarire. Ecco perché ci stiamo impegnando e dobbiamo farlo tutti. Che triste che è stato a Rimini, nel simposio che presiedevo dei comitati regionali e diocesani, un fratello, uno di noi, che mi ha mandato un messaggio nel quale dice, in barba alla lezione divina, in barba, in barba alla lezione divina, guardate come si parla. Tra cristiani, tra credenti, tra carismatici, in barba alla lezione divina, noi non accettiamo questo programma. E in barba alla lezione divina, continueremo nei nostri gruppi a fare la lettura carismatica della parola. Io vorrei che qualcuno si alzasse, venisse qui e venisse a spiegare a me, a Padre Matteo e a tutti noi che cos'è questa lettura carismatica della parola in barba alla lezione divina. Ma questi sono i nostri responsabili, che questi sentimenti, queste offese allo Spirito Santo le fanno diventare, queste sì, norme e statuti, questi sì, stili di vita nuova, questi sì, modalità
di generare non obbedienti, ma disobbedienti. Non figli, ma orfani. Non discepoli, ma clienti. Non amici di Dio, ma nemici. Nemici. Quando Osea profetizza, ed è interessante, quel perciò che precede la parola, è, andate a leggere i primi due capitoli, è un elenco di problemi. Il Signore suscita la parola, il profeta. Problemi di ordine sociopolitico, problemi di ordine religioso e spirituale. La prostituzione era considerata sacra, i culti cananei, l'idolatria. Era un tempo di incoscienza generale. Dio dice: questo popolo non ha capi, sono incoscienti. Non voglio dilungarmi né introdurre un altro tema, ma questo è molto importante. Vi prego di seguirmi per un istante. Ne ha parlato qualche anno fa il cardinale Ratzinger. Se la coscienza è erronea, la coscienza erronea si fa incoscienza, e ci sono molti responsabili che guidano il rinnovamento da incoscienti. Che significa da incoscienti? Cioè non hanno una coscienza fondata sulla verità del loro ruolo, della loro chiamata, del loro essere chiesa, del loro essere a servizio, del loro essere obbedienti. E quando questa coscienza è erronea, la coscienza erronea si fa incoscienza, e questo Dio lo rimprovera. Molte crisi derivano da questo. Derivano da questo. La coscienza del popolo di Dio, la coscienza di essere chiesa, la coscienza di essere laici, se si fa erronea diventa incoscienza. Ed ecco che pullulano gli stranieri. Gli stranieri sono i nemici dello spirito nel linguaggio spirituale, sono i nemici della fede, sono i nemici della chiesa. E quante volte le mie orecchie hanno sentito di anno in anno Padre Matteo tuonare: attenzione, 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 lo spirito del mondo entra, lo spirito del mondo entra, lo spirito del mondo entra. Questo fa il profeta, vede con gli occhi di Dio, scruta la storia con il cuore di Dio e proclama la parola. Non si arrabbia, non se ne scappa, non fugge, non dà la colpa al Comitato Nazionale, ma con l'autorità che viene da Dio, che è sempre un'autorità d'amore, sempre un'autorità salvifica, interviene, interviene, fa la verità. L'attirerò a me, ci resteremo in un luogo deserto, cioè separato, appartato, e parlerò al suo cuore. Ma che cosa significa questo? Che Dio è amore. Che cosa è questa se non la dichiarazione di un Dio che è amore, che si pone dinanzi a noi come un amante tradito, come un amore tradito, come un amore rinnegato, come un amore non riconosciuto. Questo dice questa parola. Dio prende la parola come un amante tradito, che non è corrisposto nel suo amore. Questo amore è lo Spirito Santo, è lo sfogo di un innamorato, è lo sfogo di un innamorato che vuole però riprendere l'iniziativa, come sempre fa il nostro Dio. Allora c'è un esodo da fare, c'è un esodo da fare. Il Signore ci porta fuori. Se ci attira, noi ci dobbiamo muovere verso di Lui. Questo è il verbo del discepolato. Allora, fratelli e sorelle che avete detto di sì nei vostri pastorali, inizi questo discepolato carismatico. Sentite che Dio vi attira a sé, vi sta chiamando. Ha un progetto d'amore per i vostri gruppi, per le vostre comunità. Non dite ce l'ho già, non dite sono stanco, non dite non ce la faccio. Significherebbe che non volete corrispondere a questa attrazione d'amore. L'unico amore che non delude, l'unico amore che non tradisce, l'unico amore che cambia la storia. Essere stati scelti, essere stati chiamati, guardate che significa essere stati afferrati. Sant'Agostino, commentando questa vocazione, questa chiamata d'amore, dirà: fino a quando tu rimani
con un'immagine, dato che è tempo di raccolta delle olive. Fino a quando tu rimani un'oliva attaccata al ramo, tu non sei olio. Fino a che rimani lì, tu non sarai olio. Fino a che rimaniamo dove stiamo e non passiamo dal torchio dello Spirito Santo, noi non daremo olio. Ma se non c'è questo torchio, se non c'è questa lavorazione, se non c'è questa attrazione, tu crederai di dare olio, ma sei ancora un'oliva. Non è una mia immagine, è un'immagine di Agostino, quando parla dell'amore e dice: affrettati ad essere raccolto da Dio, perché Egli vuole passarti sotto il torchio e farti diventare olio. Un rinnovamento che non si rinnova, un rinnovamento che non si lascia purificare, un rinnovamento che non si lascia macerare dal torchio dello Spirito, è un rinnovamento che resiste alla sua stessa chiamata profetica, che significa essere un segno nella Chiesa di questo continuo dinamismo dello Spirito, per l'appunto rinnovamento. A chi vi chiede qual è il primo carisma del rinnovamento, dovete rispondere senza indugio: rinnovarsi. Qual è il primo carisma del rinnovamento? Rinnovarsi. Il nostro carissimo padre Raniero Cantalamessa, preso così volgarmente di mira dalla televisione, come avete avuto modo di vedere e di sentire, ci parlerebbe della seconda conversio. Cioè il carisma del rinnovamento è questa conversione permanente, non quella della prima chiamata, della prima attrazione, l'attrazione fatale, quella che ci ha folgorato, quello che non ci ha fatto più capire nient'altro, abbiamo visto Gesù e basta, no? Questa folgore si spegne ed ecco che inizia il cammino della fedeltà, ed ecco che Dio dice: voglio attirarti a me e voglio parlare al tuo cuore. Voglio parlare al tuo cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore che medita, che pensa, che discerne, che riflette, che impara ad amare. Il cuore, fratelli e sorelle, il rinnovamento si governa con il cuore. Chi non ha capito questa arte sta perdendo tempo. Il rinnovamento non si governa con l'intelligenza del cuore. Con l'intelligenza del cuore, dove si accoglie la parola. Poi l'intelligenza, la ragione, ti aiuta a spiegare, a comprendere, a rendere ragione, come dice Pietro, ma si accoglie nel cuore. Con l'intelligenza del cuore si governa il rinnovamento. Come Madre Teresa governava il mondo, come Giovanni Paolo II governava il mondo. Con la forza dell'amore, con la forza del cuore che muoveva e commuoveva. Questo amore, guardate, è lo sguardo della priori, mai del a posteriori, perché con la posteriori tu non vedi più le cose con gli occhi di Dio, ma le vedi con gli occhi umani. Tu, noi, il rinnovamento, dobbiamo imparare quest'arte dell'amare a priori. A priori, mai a posteriori. A posteriori non ci risulterà mai facile, sarà tutto difficile. E guai chi cerca un rinnovamento facile. Non esiste un rinnovamento facile, non è mai esistito. È lo sguardo dell'a priori, lo sguardo di Dio. E tu sarai chiamato profeta, io. E tu sarai chiamato precursore, io. Lo sguardo di Dio è sempre lo sguardo a priori, e così dobbiamo amarci noi. A priori, perché a posteriori si vedono solo i difetti, i lamenti, le mancanze, le lacune. È lo sguardo dell'a priori, lo sguardo del cuore. Benedetto XVI nella Deus Caritas Est dice: il Signore che ci ha amati per primo continua ad amarci per primo. È lo sguardo dell'a priori, è lo sguardo dell'a priori. E noi non dobbiamo porre alibi a questo speciale amore che ci ha generato. I nostri pastorali hanno bisogno di un amore che ascolta.
L'amore si deve fare dialogo con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Io ricevo decine, decine, decine di lettere di persone che non si sentono amate nei nostri gruppi. Per me è difficile che giro, che ho la possibilità di fermarmi con voi 5 secondi, 10 secondi, di dare un bacio, una carezza, prendere una lettera. Ma quando si sta in un gruppo, quando si vive in una città, quando ci si può incontrare e vedere tutte le volte che si vuole, ma come può un fratello, una sorella scrivere e dire la mia presenza è insignificante? Nessuno si accorge di me. Come si può scrivere questo? Come si possono avere queste trascuratezze d'amore fra di noi? Come si può essere degli innominati se abbiamo un nome? Tu, chiamati per nome. Come si può rimanere innominati in una comunità d'amore? È un amore che si fa dialogo, dono, che vuole il meglio di noi. È un amore che consola, non temete, non temete, non temete. Mi piacerebbe vedere quante volte dinanzi alle prove i nostri responsabili educano i fratelli e le sorelle dicendo non temiamo, non temiamo, non temiamo, non temiamo, e invece soccombiamo, soccombiamo, soccombiamo. La parola è, dell'amore è, non temere, non temere, verrà Gesù. Lo diceva in napoletano, adesso fra un poco lo canteremo, Sant'Alfonso Maria de Liguori, ad avvenì Gesù. Verrà Gesù, non temete, non temiamo, non temiamo, verrà Gesù. È un amore che allontana la paura, è un amore che terge le lacrime, è un amore che non lascia mai soli, è un amore che accompagna e che quindi aiuta a vincere le tentazioni, che dà le soluzioni. È un amore che conosce, lo ricordate il verbo che usa Gesù, io conosco le mie pecore. Quel conoscere, mi piacerebbe, ma non abbiamo tempo, è lo stesso verbo che Maria usa quando all'angelo che le dice tu sei gravida dirà io non conosco uomo. È il verbo dell'intimità, dell'intimità di un uomo e una donna, la più intima delle intimità. Io conosco le mie pecore, ho una relazione d'amore così profonda, così intima, sono così stretto a loro. Questo è il buon pastore. Io conosco. È un amore che non ammette ignoranza, l'amore di un pastorale. È un amore vigilante, l'amore di un pastorale. È un amore provvidente, offrire la vita. Ma è un amore invitante, l'amore di Gesù. Gesù è un invito continuo. Cos'è l'Eucaristia? L'abbiamo sentito. Invitati. Cos'è l'Eucaristia? Un invito, un invito. Questo è l'amore di Gesù, un invito. Visito i gruppi, passa un anno, passa due anni, passano tre anni, sempre gli stessi fratelli. Non è più un amore che invita, non è più un amore che attrae, non è più un amore che suscita il desiderio. È un invito l'amore di Dio, è una proposta di salvezza l'amore di Dio, ed è un amore che dilata continuamente, continuamente capacità, capacità, capacità d'amore. L'uomo, fratelli e sorelle, è la sola vera malattia del nostro tempo. Ecco perché tanta gente cerca il rinnovamento e non lo trova. E che dolore che mi fa, che dolore che mi fa. A Rimini abbiamo avuto Giuliano Ferrara. Quando la prima volta mi ha sentito parlare al Family Day è rimasto stupito, dice ma chi sono questi del rinnovamento? Che cos'è sto rinnovamento? Ma è rimasto così affascinato che quando ci siamo incontrati in un seminario dove lui era moderatore mi ha detto io sono un vostro fan. Dico come un nostro fan? Ma noi non ci conosciamo neanche. Io ho capito che state facendo voi nella Chiesa. Ho capito che c'è un altro livello di fede. Ho capito che c'è un altro livello di comunicazione della fede e non lo conoscevo. Sappia che in qualunque momento lei mi vorrà invitare a fare qualcosa, io verrò. E così abbiamo fatto a Rimini. Avendo visto un popolo che non perde la gioia dinanzi alla tristezza, un popolo che non si stanca di amare, quale eravamo noi alle 10 della sera,
un popolo che comunica simpatia, una fede simpatica. Gesù è simpatico. Davanti a tutto questo, anche un laico non credente non può che dire: questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa. Questa è una definizione che ci farebbe dire il Concilio. È di un credente, non di un non credente. Cioè, il Concilio dice: chi pensa come noi e crede come noi, anche se non lo sa, è sulla nostra stessa strada. E chissà quanti uomini, quante donne sono già sulla nostra stessa strada. Stamattina sono stato a Giardini Naxos a parlare a 500 aspiranti politici. E di che pensate che sia andata a parlare? Di che pensate che sia andata a parlare? Ma alla fine, e tutti temevano che io fossi troppo integralista, come qualcuno poi mi ha detto, troppo integralista, perché vedete, la verità è integrale, la verità è una persona. E gliel'ho spiegato a chi mi ha detto: ma lei è un po' sono d'accordo all'85% di quello che ha detto. Dico: mi piacerebbe, ma devo andare a Palermo, capire qual è il 15% che manca. No, dice, perché sa, lei ha detto tante cose vere. E certo, dico, la verità è una. No, insomma, io, se mi permette, non, mi scuso, ma mi sembra un po' presuntuoso. Anche io c'ho la mia verità. Certo, dico, ma lei è credente? Cioè, sì, certo che sono un credente. Allora mi dispiace per lei, ma la verità è una persona. Se lei la vuole dividere, io non lo voglio dividere. La verità è una persona. La vita è una persona, la via è una persona, non è un accordo, non è una possibilità, non è una lettura della storia, è la sola possibilità che abbiamo. Questo significa essere profeti del nostro tempo. Ma attenti, il profeta deve assumere il dolore del nostro tempo. Un rinnovamento che non sa assumere il dolore del nostro tempo è un rinnovamento disoccupato nella storia. Possiamo occupare tutte le chiese che vogliamo, ma siamo un rinnovamento disoccupato. Noi occupiamo la storia, noi occupiamo quel ruolo che lo Spirito ha suscitato. Se ci rendiamo conto di questo, bisogna assumere il dolore di questo nostro tempo. E non basta solo pregare o intercedere. Il dolore morale, sociale, familiare, affettivo, politico. Bisogna assumerlo. Questo fa il profeta. Quando parla a nome di Dio, quando prende la parola come la prendiamo noi nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, non pensa al fratellino, alla sorellina che da 20 anni vuole sentirsi dire: Dio ti ama, Dio ti ama, Dio ti ama, se non ha ancora capito che l'indomani deve imparare ad amare e insegnare agli altri l'arte di amare. Il tempo del Dio ti ama, Dio ti perdona, Dio ti salva, Dio ti guarisce, dura il tempo del seminario di vita nuova. Dall'indomani quel Dio ti ama significa ama, quel Dio ti salva significa salva, quel Dio ti perdona significa perdona, quel Dio ti converte significa converti. Se no, non siamo sotto l'effusione dello Spirito. Molti si chiedono: come si fa a capire se siamo sotto l'effusione dello Spirito? La domanda è: se c'ho il carisma di guarigione, c'ho lo Spirito. Se c'ho il carisma delle lingue, c'ho lo Spirito. No? Se sei passato dal Dio mi ama all'amo, c'ho lo Spirito. Se sono passato dal Dio mi salva e io salvo, c'ho lo Spirito. Questo è il discepolato carismatico, quello che dobbiamo rimettere in auge nei nostri gruppi, nelle nostre comunità pastorali, pastorali. Quando sento dire, si riunisce il pastorale. E che sta succedendo in questo pastorale? Che deve fare questo pastorale? Si riunisce il pastorale. Cosa dovrà decidere i destini del mondo? Cosa deve decidere? È la Banca d'Italia? È la Fiat? Che cosa è questo pastorale che si riunisce? Che deve fare? Cosa dovrà fare mai di tanto difficile, di tanto impossibile, da non avere più un volto, non avere un cuore, non avere prossimità con i fratelli, non fare sentire
il calore di mani che benedicono, che accompagnano, di Bibbie che sentono tutto il nostro sudore, la nostra fatica. Di questo abbiamo bisogno, fratelli e sorelle. Ma non prendetevela con statuti, con norme, con regolamenti. Quelli, se ancora non l'abbiamo capito, sono quelli che ci danno dignità. Sono quelli che segnalano che esistiamo, punto. Dopodiché, se siamo quelli che dobbiamo essere, dipende da noi, non da quello che è scritto. Quello indica una modalità, quello dice che ci siamo, quello indica la modalità con cui noi stiamo nella Chiesa. Ma il fatto che ci sia un riconoscimento significa che noi siamo Chiesa, perfettamente Chiesa. Questa non è una chiesuola, non è un appendice. Questa è la Chiesa, noi siamo la Chiesa di Gesù. Qui nel rinnovamento ci salviamo. Tu, se stai facendo il cammino del rinnovamento, ti salvi. E se stai aiutando i tuoi fratelli a salvarti, riceverai la ricompensa in cielo, dato che abbiamo parlato del cielo questa mattina. Avrai migliaia di persone che ti verranno ad accogliere, Padre Matteo, quando tutti coloro che tu hai salvato saranno lì a dire: vieni benedetto dal Padre mio. Questa è la nostra fede. Ma scusate, a me chi me lo farebbe fare? Non mangiare, non dormire, viaggiare, lasciare mia moglie continuamente. Cosa me lo farebbe fare? Le pacche dei fratelli, le carezze, le fotografie, che cosa? La cena? Cosa me lo farebbe mai fare? E a te cosa te lo dovrà mai far fare questa fedeltà a Gesù? Se non sapere che ci stiamo salvando e che il tuo esempio può salvare altri. Questa fu la profezia del 10 ottobre 1991. Se tu ti dedicherai a questo, era la parola prima Timoteo 4, salverai te stesso e dal tuo esempio salverai molti altri. Alle 2 di notte del giorno del 2 novembre Don Oreste Benzi veniva chiamato alla casa del padre, ma la mattina precedente, poche ore prima, mi aveva chiamato. 82 anni, non avete idea quante volte l'ho incontrato in aereo, quante volte ho fatto convegni con lui e mi sentivo piccolissimo dinanzi alle mie fatiche. Da dove vieni, Don Oreste? Sono stato in Brasile. Non ho dormito tutta la notte. Dove stai andando? Sto andando in Africa, mi aspetta. Ma non abbiamo il convegno? Sì, vengo 10 minuti, do un saluto e poi devo partire. Sempre viaggiando, sempre progetti. Ti voglio vedere, sono qui a Rimini, vengo domani mattina in albergo alle 7, alle 2 è morto. Di che mi doveva parlare? Lanciamo una campagna d'amore per liberare le prostitute, lanciamo una campagna d'amore per aiutare, lanciamo campagne d'amore. A che serve un pastorale? A che serve la Chiesa? A che servono i nostri programmi pastorali? A che servono i nostri progetti di formazione per i quali ci affatichiamo, spendiamo tanti soldi, rinunciamo alle nostre ferie, rinunciamo a tutte le possibilità che ci sono date umanamente? Se non serve a tutto questo, sono forse io custode del mio fratello? È la domanda che affonda nella notte dei tempi. Tu hai solo una possibilità quando tradisci quel tu che il Signore ti ha consegnato. Tu puoi solo nasconderti. Questa è la sola decisione. Mi nasconderò. Un rinnovamento che si nasconde conosce l'eclissi di Dio. Dio è lontano. Conosce l'eclissi della storia. Non abbiamo più prossimo, ma tutti diventano lontani. Anche all'interno delle nostre stesse comunità. Sono forse io il guardiano, il custode del mio fratello? Ma la domanda di Dio è la domanda, la prima domanda della storia: che hai fatto? Che hai fatto? Quando finisce la giornata, io ho questa domanda nel cuore. Padre Matteo deve avere questa domanda nel cuore. Io l'ho sentito dire qui quando abbiamo fatto i 70 anni. L'ho visto quest'estate a Lingua Glossa. Sono qui perché il Signore mi chiede di stare con i miei fratelli. Che hai fatto? Ho fatto 3 ore di macchina ad andare, 3 ore di macchina a tornare, non per ricevere onori, ma per stare con i miei fratelli. Questo ho fatto, Signore. Cosa stiamo facendo?
cosa stiamo facendo, ma non cosa fanno gli altri, cosa sto facendo io, che hai fatto. E Gesù e il Signore continua, Dio continua: dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Fratelli e sorelle, questa domanda vi deve inquietare, coordinatori, comitati: dov'è tuo fratello? Che hai fatto? Dov'è tuo fratello? Che hai fatto? Dov'è tuo fratello? Che hai fatto? Com'è bella un'immagine di Sant'Agostino e il commento al Vangelo di Giovanni al capitolo 16. Noi, dice lui, per capire come dovrebbe essere la nostra unità e come noi dovremmo volerci bene e come noi dovremmo volerci amare, doverci amare, noi dovremmo imparare dagli occhi. È bellissima questa metafora del corpo. Gli occhi non si sono mai guardati, ma non possono fare a meno l'uno dell'altro. Se uno va a destra, l'altro ci va pure. Se uno va a sinistra, l'altro ci va pure. E chi è che dei due prende l'iniziativa? Non si sa. Certo è che dove va uno, va l'altro. E può uno dei due dire: no, io non ci voglio venire? Se questo succede, vai dal medico, perché c'è qualcosa che non va. Attenti, non finisce qui, perché Sant'Agostino dice: il miracolo non è lì, il miracolo è che camminando insieme danno luce a tutto il corpo. Nel camminare insieme permettono a tutto il corpo di vedere. Il loro amore è carità per tutto il corpo, salva il corpo. Il fatto che loro si vogliano bene provoca, produce un bene per tutto il corpo. Tu non puoi dire: decidi di volere bene. Non puoi chiedere: ama il tuo pastorale, o lo ami o sei fuori posto. Non puoi dire: ama la Chiesa, o la ami o sei fuori posto. Lo capite? Non puoi non farlo. Non c'è un comando al quale si obbedisce. Non si obbedisce al comando: ama. Tu devi amare. Tu devi amare se stai nel ruolo di un pastorale. Tu sei generato da questa obbedienza. Se no, non hai il cuore del pastore, non hai il cuore dell'animatore. Devi chiedere a Dio un altro cuore, un'altra intelligenza, un'altra volontà. Non prendertela con gli altri. Mettiti davanti a Dio, chiedi il cuore nuovo, lo spirito nuovo, l'amore nuovo. Perché solo questo amore testimonia la presenza o l'assenza dello Spirito Santo. Ed è per questo che dobbiamo tornare alla parola di Dio, a un nuovo amore per la legge di Dio che ci salva. Vorrei dirvi una cosa molto delicata, mi devo avviare alla conclusione, anche se vi vedo attenti, ma dobbiamo tornare nelle nostre case e soprattutto voglio pregare un po', dobbiamo chiedere al Signore questo cuore nuovo. La verità è messa in ridicolo. E la verità è Cristo. Si vuole mettere in ridicolo sempre di più la verità di Dio. Troppe false notizie circolano su Cristo. A questo servono i nostri pastorali. È bene che ce lo diciamo: a difendere la fede, a difendere Gesù Cristo, a difendere la Chiesa. Mi trovavo a Bologna 2 settimane fa, cultura della Pentecoste, stiamo facendo tanto bene, guardate, con la cultura della Pentecoste. Adesso sono partiti 2 gruppi di preghiera in Senato, eh? Sappiate che ogni giovedì mattina alle 8 ci sono 12 senatori che pregano, 12 senatori e senatrici che pregano, tutti i giovedì. E dobbiamo arrivare anche con gli imprenditori. Quando torno dal Messico dobbiamo partire a Brescia, dove ci sono grossi imprenditori. Deve diventare un dato ordinario la dimensione dello spirito. La crisi è spirituale, non è sociale, non è economica. I soldi non mancano, le intelligenze non mancano, c'è tutto. È lo spirito che è in sofferenza, è la dimensione dello spirito dell'uomo che è deficitaria. Non lo dimenticherò mai il primo incontro che ho fatto con questi politici. Avevo preparato un'introduzione di 15 minuti, ho detto: non li devo stancare, ma per far capire perché c'è bisogno di ritornare allo spirito, perché c'è bisogno di fare sentire lo spirito che allena la coerenza, la fedeltà,
che ti fa ridire le parole che non sapresti dire in Senato, in Parlamento, perché dobbiamo essere uniti nel nome di Gesù. Avevo pensato a delle cose. Dopo 7 minuti uno di questi senatori mi interrompe e mi dice: ma quando preghiamo? Ma quando preghiamo? E ho incrociato gli altri, ho detto, dico, forse è un po' audace, e tutti con lo sguardo dicevano: sì, sì, preghiamo. E allora abbiamo iniziato a pregare. E io ho detto: prendiamo un salmo. Ho preso il salmo 24. Ho detto: faccio io una preghiera, magari mi ascoltano e dicono amen. Non ho fatto in tempo a finire di pregare e avevano iniziato a pregare tutti. Tutti pregavano al primo incontro, senza nessuno che dicesse prega, oppure si prega così, alza le mani, mettiti in ginocchio, mettiti così. Siamo diventati un teatro certe volte. Alza, abbassa, aggiungi. Lo spirito, lo capiamo, lo spirito. Lo spirito. Si vede subito se c'è lo spirito. O se siamo noi che nel nome dello spirito suggeriamo. È certo che lo spirito le fa le cose. Certo che le fa, è l'umiltà di Dio. È talmente umile, non si fa dirigere, dice Isaia e Giobbe. Nessuno dirige lo spirito di Dio. Ma si accorda, ci aiuta. Sa che siamo poveri, sa che siamo così. Non sappiamo fare di meglio. E lui ci aiuta. Ma quando prende l'iniziativa, quando... per la nostra fede ne creiamo la presenza, perché noi creiamo la presenza dello Spirito. Noi la creiamo. E Lui prende autorità. E i miracoli non finiscono più. Al secondo incontro, una di queste donne comincia a parlare dei problemi di suo marito, dei problemi della propria casa, apre il cuore. Chiede che qualcuno preghi e tutti cominciano a stendere le mani e cominciano a pregare su di lei. E io guardavo questo e dicevo: forse nei nostri gruppi, dopo seminari, dopo incontri, dopo catechesi, non c'è nessuno che stende la mano verso un fratello per dire prego su di te. E questi ai quali nessuno ha insegnato nulla, appena una sorella apre il cuore e dice io ho questo problema, tutti si avvicinano e dicono adesso preghiamo su di te. E io guardavo. E avevo nello stesso cuore gli stessi sentimenti di Pietro nella casa di Cornelio, quando dovette spiegare agli apostoli che stava succedendo e disse: e che cosa potevo fare io? Che potevo fare io? Se si è effuso lo Spirito Santo, se mi ha sorpreso lo Spirito Santo, se mi ha preceduto lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, troppe menzogne su Cristo. E le menzogne si sfatano in un momento. Vi ho voluto fare un esempio nel momento in cui tutti, e direi anche a ragione, hanno di che lamentarsi nei confronti della politica, eccetera. Ma quante menzogne nel cuore dell'uomo devono essere rimosse, e quanto perverso accanimento sui cristiani, e quanto accanimento sulla carne di Cristo. Giù le mani dalla carne di Cristo. È carne di Cristo quella dei bambini non nati. In Uruguay, ero a pranzo col cardinale López Trujillo, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e per la Vita, è stata sventata per miracolo, ma chissà quando viene riproposta, una legge che se passa in America Latina farà un disastro. L'aborto viene permesso fino ai 3 mesi, normalmente dalle legislazioni. Fino al terzo mese di gravidanza si parlerà, guardate il linguaggio del mondo, della interruzione di gravidanza, non di omicidio, eh? Interruzione di gravidanza, menzogna. Ebbene, questa legge dice in un articolo che non è passato, è passato il resto, che allorquando non la salute della madre, e per salute si intende la morte, ma il benessere spirituale della madre, il benessere spirituale e sociale della madre dovesse essere messo in difficoltà, si può abortire fino al 9° mese. Il benessere spirituale, il benessere sociale, la vita, Ma la vita, miei fratelli carissimi e mie sorelle carissime, la si difende già nelle nostre case, perché lì nasce la cultura della morte e dell'aborto. Quando una mamma non educa la propria figlia
a dare figli e la educa alla contraccezione. Questa è cultura della morte. La contraccezione è cultura della morte, non della vita. In Messico quest'estate è venuta una ragazza di 35 anni e mi ha detto: Salvatore, io ho capito che devo chiedere perdono a Dio. Perché? Perché sono stata egoista. E perché sei stata egoista? Perché se avessi capito prima che sposandomi per tempo, senza aspettare tutti i benesseri e tutte le comodità, ma credendo in Dio, avendo fiducia in Dio e capendo che il mio matrimonio salva la Chiesa e che dal mio matrimonio, dando figli, io salvo la Chiesa, se sono cristiani, si capisce? Io anziché 3 figli oggi ne avrei 4. È stoltezza questa? Pensate se un giovane nostro ragiona così: chiedo perdono a Dio perché ho solo 3 figli, ne avrei avuto 4. Chiedo perdono perché ho solo 3 figli, ne avrei potuti avere 4. E ha le stesse difficoltà, gli stessi problemi che abbiamo noi. Ragioni di vita, non di morte. Il pastorale custodisce la vita di Cristo. E c'è questo accanimento di Satana sulla carne nascente, sulla carne morente, sulla carne indifesa. Ma questa carne ci ha salvato, il Vangelo è carne, e l'incarnazione è carne, e i nostri pastorali sono carne. Se degenera è peccato, è mondo, altrimenti è salvezza, è salvezza. E noi dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, perché tutte le menzogne che stanno inquinando la nostra fede derivano da lì. Ecco perché a Bologna, in questa conferenza, si è alzata una cattolica che davanti a tutti ha avuto l'ardire di dire: ma io ce l'ho con la Chiesa, io ce l'ho con la Chiesa, perché dà scandalo. Io ce l'ho con la Chiesa perché c'è un sacerdote che ha dato scandalo nella mia diocesi. E per il suo scandalo tutti hanno abbandonato la Chiesa. E io ho risposto: e tu sei disposta ad asciugare le lacrime della Chiesa che soffre? E tu che parli male della tua madre e del tuo fratello, sei disposto a rimediare, ad espiare il peccato? E tu hai mai pensato che dietro questo giovane sacerdote che ha fallito, forse c'è il fallimento dell'amore di un papà, di una mamma, di una famiglia? Difendere Cristo significa difendere la Chiesa, difendere i nostri fratelli, quelli sempre più malmenati dal maligno, quelli sempre più ripudiati dal nostro mondo, quelli che faranno spesso per l'inganno di Satana esperienza di peccati tragici, che arriveranno nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, e che non potremo rimandare dicendo che non sappiamo amare o che non abbiamo intelligenza per amare o dicendo soltanto: ma vieni che cantiamo alleluia al Signore. Questo non è rinnovamento, A questo servono i nostri pastorali, non vi scandalizzate né vi spaventate, a questo servono, perché questa è la Chiesa e perché questa è una Chiesa che obbedisce allo Spirito Santo, che riesce a ridire la verità sulla famiglia, la verità sulla vita, la verità sulla fede, la verità sul cristianesimo, la verità, la verità, la verità, perché la menzogna porta all'incredulità. L'incredulità porta al peccato e Giacomo dice, capitolo 1, il peccato porta alla morte. Dove c'è menzogna c'è già morte, E non a caso Giovanni 8, Gesù nel presentare Satana lo presenta insieme come menzognero e omicida, insieme. Se ci sono menzogne fra di noi c'è già spirito di morte. Se non conosco la verità dei miei fratelli, delle mie sorelle, non sono disposto ad amarli, c'è spirito di morte. Se vedo il peccato e faccio finta di niente, c'è spirito di morte. Se accomodo tutto con un buonismo, c'è spirito di morte. Certo che la verità si fa con misericordia, si fa con amore, si fa con carità, ma va fatta, perché esercizio salvifico, salva il rinnovamento, salva un pastorale, salva una comunità. Cristo continua ad essere perseguitato
E i primi a perseguitarlo siamo proprio noi, che ci siamo detti suoi seguaci. Siamo figli dello Spirito, non di uno statuto che vi ha eletti o ci ha eletti. Non siamo nati da una legge, siamo stati creati dallo Spirito. E il nostro verbo è servire, pastorali di servizio, comitati di servizio. Servire. Il servo sa solo obbedire. Il servo sa che tutto ciò che ha non è suo e va donato. Il servo sa che vale nella misura in cui è servizievole. Il servo sa che vale per il suo padrone se sa fare gli straordinari. Quali sono i migliori camerieri che un ristoratore vorrebbe avere? Quali sono i migliori camerieri? E quelli che non guardano l'orario, quelli che non battono cassa, quelli che non si lamentano, quelli che sono disposti a rinunciare alle ferie, quelli sono i migliori, i più fedeli, su cui si può contare. Chi ha un'impresa, chi è direttore di un'attività, sa perfettamente che tra i suoi c'è qualcuno di cui si può fidare. E se c'è un problema, va da lui e dice: io mi posso fidare di te. E perché non deve essere il tuo pastorale? Ciò di cui il Signore si fida per salvare la storia, per salvare un paese, per salvare una città, per salvare una parrocchia, per salvare una chiesa locale. Guardate che c'è bisogno di salvezza anche dentro la chiesa. C'è bisogno di introdurre parole di salvezza, profezie di salvezza. Le porte degli inferi non prevarranno, ma guardate che c'è impietà, c'è impietà. Non riconosciamo più Dio come Dio, c'è impietà in mezzo a noi. Non ristabiliamo il primato di Dio e ci siamo noi, io. Questa è idolatria, l'io. L'io sfida Dio, egoismo. Un pastorale che dice io è fuori dalla dimensione dello Spirito. Una diocesi che dice io è fuori dalla dimensione dello Spirito. Non ho bisogno di te, ho il mio programma, ho i miei programmi. Una parrocchia che dice io è fuori dalla dimensione dello Spirito. Ecco parole di salvezza. Attenti a cadere in questo inganno, attenti a lacerare le vesti di Cristo, attenti a fare diventare il rinnovamento una sala da barbiere, come direbbe Giovanni Crisostomo, piuttosto che un episodio di cielo. Che il Signore venga a guarirci. Che il Signore venga a prendersi cura di noi questa sera. Se i nostri cuori sono induriti, il Signore vince la durezza. Se i nostri cuori sono arrabbiati, il Signore vince la rabbia. Se i nostri cuori sono malevoli, il Signore vince il male. Se i nostri cuori sono ingannati, il Signore vince la menzogna. Se i nostri cuori sono affranti, il Signore vince il dolore. Se i nostri cuori sono vuoti, il Signore li riempie. Se i nostri cuori sono impuri, il Signore li purifica. Se i nostri cuori sono aridi, il Signore li bagna. Non abbiamo scuse davanti a Lui. Lui è tutto e niente gli è impossibile. È la parola che ci ha guidato nel 40° a Rimini. Niente è impossibile a Dio, perché tutto è possibile per chi crede. È un pastorale che non crede, è un pastorale moribondo.